Buonasera amici di Mr. Student, siamo qui all'Al 51 Club, primo sabato liceale, special guest, attori di romanzo criminale. Adesso facciamo partire il nostro Crazy Quiz! Somma, 3 cinquine con 4 dozzine. 8! 31! 21! 31! 31! Quant'è una cinquina? Quant'è una cinquina? 3 cinquine quante sono? Una dozzina quant'è? 12! 4 dozzine quante sono? 4 dozzine. Somma 15 e 48. 48, 63. 63. 63, bravo. Non sta ubriaco perciò fa così. Non sta ubriaco perciò fa così. Somma 3 cinquine con 4 dozzine. Sono 3 cinquine e mezzo. Sono 3 cinquine e mezzo, penso. Ma come? In matematica sono tanto bravo. E in geografia sei bravo? No. A scuola non c'è ciuto proprio. Non sei andato proprio a scuola? No, la scuola a me non mi piace. Andiamo con la prima domanda. Sai che stasera ci sono qui gli ospiti di romanzo criminale? Quanti sono? 3. Le stagioni di romanzo criminale quante sono state? Non me le ricordo. Più o meno, buttati. 4. Un po' di meno. 3. Ancora di meno. 2. Ok, adesso moltiplica il numero delle stagioni per il numero degli attori che sono stasera presenti. 6. Bravissimo, vedo che in matematica sei bravo. Passiamo alla domanda di geografia. Qual è la capitale della Finlandia? Oslo. No, Norvegia, Oslo. Non lo sa. Via. Siete preparati? Risponde lui. Rispondi tu? No, primissimo. Distami, vai, dai, dici. Qual è la capitale della Finlandia? Helsinki. C'è stato un suggerimento, però la diamo per buona. Una mia compagna di classe è andata là a studiare. Un saluto dall'Al 51. Siamo qui con due icone del cinema italiano. Logicamente interpreti di un film che non dà grandi segnali positivi, però cosa in realtà dici da spogliando le vesti da interprete di un film romanzo criminale appunto? Ma in realtà il cinema non sempre deve dare un buono o un cattivo esempio. Semplicemente il romanzo criminale fa riflettere e racconta una pagina nera dell'Italia. Ovviamente nessuno deve seguire le orme di questi che comunque erano delle persone che hanno commesso diversi reati. Però insomma i gangster movie di tutto il mondo, se pensiamo a Scarface, quei bravi ragazzi, hanno sempre affascinato il pubblico. Il nostro è un lavoro che delle volte ci fa interpretare dei personaggi positivi e delle volte altre meno. Quindi come dice Ferolocchio, guardate il film ma non prendetene esempio. Non sono paladini della giustizia, anzi sono l'opposto. Io purtroppo l'esempio certo non è buono, però è anche vero che i ragazzi di oggi hanno pochissime possibilità, perché il lavoro non c'è, c'è troppa disoccupazione, tanta gente laureata rimane a casa e quindi dovrebbero un po' svegliarsi le istituzioni, questo va detto. Ragazzi, Buffoni stasera lo trovate all'Al 51, prossimamente al carcere di Forni. Mi raccomando, andatela a trovare. Saluto tutti e mi scuso per il mio amico Lorenzo. Lorenzo, fa un saluto a Mr. Student, la web tv degli studenti di Salerno e provincia. Web tv, in carcere se sta buono. Oh no. Non è vero. Fate i bravi. Stiamo scherzando, fate i bravi e andate a trovare Sergio Buffoni al carcere di Forni prossimamente. Carcere di Fondi, un posto più bello per pariare.